Il produttore segue le tendenze di quest'anno e abbandona il policarbonato gommato della precedente generazione, abbracciando il dolce incontro tra vetro e alluminio. La trama del vetro posteriore nasconde i classici cerchi concentrici. I due strati di vetro sono divisi dal profilo in alluminio. Utilizzare il termine diviso è forse sbagliato. Asus ha fuso alla grande questi materiali, stondando gli angoli del vetro e curvando il profilo in alluminio. Tutte queste curve creano il sempreverde effetto saponetta. Zenfone 3 prenderà vita nelle vostre tasche, scivolerà su superfici piane. In poche parole, c'è bisogno di attenzione nel suo utilizzo. C'è da dire che monta un bel display da 5,2 pollici IPS con risoluzione Full HD. La riproduzione dei colori è di livello, nessun problema per il nero che vira grigio in maniera naturale, mentre il punto di bianco è pulito. Non male la luminosità che permette una buona visualizzazione alla luce del sole. Unico, vero appunto, le barre nere visibili sul pannello frontale bianco. Il piccolo speaker di sistema posto sul profilo inferiore si fa rispettare, va oltre le aspettative. La pressione sonora è elevata, la qualità del suono è onestamente chiara, mancano i bassi e su volumi elevati si perde un pizzico di pulizia. Non è semplice descrivere l'esperienza software di Zenfone 3. Il device viaggia bello fluido, il processore Snapdragon 625 con 4 GB di RAM riesce a gestire ogni singolo calcolo. Allora perché non è semplice descrivere l'esperienza software di Zenfone 3? La sua Zen UI, interfaccia ricca, completa, sicura, altamente personalizzabile, ma c'è troppo. Tanto bloatware non sempre disinstallabile, ok le utilities per utenti poco smaliziati, ma applicazioni come Puffin Browser, SimCity, Need for Speed lasciano il tempo che trovano. Insomma, ci sono tante cose buone, mi è arrivato il momento di snellire. Per tutto il resto, ripeto, Zenfone 3 è affidabile e veloce. Forma insolita per il sensore di impronte digitali, ma sempre preciso. La parte telefonica è ben studiata, il dialer di Asus funziona bene. La ricezione è onesta, abbastanza intensa. Mentre la qualità in conversazione è piacevole e pulita. Fotocamera posteriore da 16 megapixel, F2.0, stabilizzazione ottica e laser autofocus. Anche il sensore anteriore da 8 megapixel è basso. Zenfone 3 riesce a scattare belle fotografie di giorno, la velocità di scatto è sempre rapida anche con HDR automatico. Il range dinamico è vasto, la riproduzione dei colori non è fedelissima ma comunque apprezzabile, mentre molto precisa l'esposizione e la messa a fuoco. Le prestazioni calano visibilmente di notte, la messa a fuoco è molto meno precisa e in generale lo scatto non è così godibile. Purtroppo questa è una situazione comune a tutti gli smartphone. Zenfone 3 è leggero, sottile perché ha una batteria da soli 2650 mAh, ma riesce a reggere tranquillamente una giornata di utilizzo intenso e va bene così. In un mercato di fascia media sempre più duro, Zenfone 3 ha le carte giuste per competere. Il design è decisamente alla moda, il display è il compromesso perfetto per consumare contenuti ed avere un device non troppo grande in tasca. Sul retro non ha paura di mostrarsi la fotocamera da 16 megapixel. Qualche ombra sul software e le sue tante applicazioni che però non negano a Zenfone 3 di essere uno smartphone rapido. Solitamente Asus mira una fascia di mercato, spara la sua proposta e riesce a prendersi la propria fetta di torta. Zenfone 3 troverà il suo spazio, è uno smartphone equilibrato e in grado di regalare soddisfazioni e solitamente si trova sotto i 300 euro. Bene, io ho concluso prima dalla recensione scritta su techzilla.it dove trovate molti più dettagli. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace oppure semplicemente un commento. Ciao e alla prossima!